è stata una grandissima poetessa, una donna impegnata in vari settori, e lei abitava vicino a Porto San Giorgio, da dove vengo io, era anche una cara amica, e scrisse questa poesia che si intitola C'è un paio di scarpette rosse. E invitiamo a recitarla la nostra cara amica Chiara Giglio. C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulz Monaco. C'è un paio di scarpette rosse, in cima a un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane, a Buchenwald. Servivano per fare coperte, per soldati, non si sprecava nulla. E i bimbi li spogliavano e li radevano prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald. Erano di un bambino di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi, bruciati nei forni. Ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24, per l'eternità, perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove, perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole.